faccio parte del Comitato Cittadino per uno sviluppo sostenibile, no alla Turgo Bogas di Teramo. E noi ci siamo riuniti come Comitato di Cittadini per cercare di venire a capo di quelli che sono dei dubbi legittimi che vengono nella costruzione di questa centrale Turbogas, che vogliono fare alle porte della nostra città. Sono stati sollevati grossi dubbi di carattere ambientalistico, ovviamente, di carattere salutistico, quindi su queste polveri sottili che danneggiano la salute dell'uomo, e di carattere territoriale. La nostra volontà è quella di stimolare un ragionevole dibattito su questa questione, perché dovremmo avere chiaro quali sono tutti i punti da tenere in considerazione per prendere poi delle decisioni. Quindi le decisioni dei nostri amministratori dovranno sicuramente far seguito a una serie di informazioni date ai cittadini, che per il momento stiamo dando noi come Comitato Cittadino. Stiamo cercando di far capire, di sensibilizzare anche i teramani, anche la gente di Teramo, che questa Turbogas, questa realizzazione della centrale, questa centrale Turbogas è errata. Perché è dannoso sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute. Dal punto di vista della salute, perché emette del particolato, cioè delle micropolveri, che vanno a finire le più piccole, sono più piccole, arrivano fino a 0,1 micron e vanno a finire direttamente gli alveoli dei polmoni, causando delle malattie croniche come bronchiti. Questo è quindi altamente dannoso. Dal punto di vista ambientale è dannoso, perché il fiume, dopo il Vomano, che passa a poche centinaia di metri, avrà un'acqua d'inverno a 28 gradi centigradi. Quindi questa opera proprio dobbiamo cercare di bloccarla.